Giovanni, un risultato 1-0 che forse non vi aspettavate, anche se la partita di oggi non era facile da sbrigare. Sapevamo di incontrare una squadra forte su un campo difficile, non pensavamo che era così brutto il campo, che non ci permetteva di giocare, infatti cercavamo sempre questa palla lunga perché non riusciamo a far girare la palla velocemente. Quando non riesci a far girare la palla velocemente diventi prevedibile, quindi sai, con i lanci lunghi poi non avendo una prima punta importante siamo andati un po' in difficoltà, soprattutto il primo tempo. Però, a parte il rigore che l'arbitro ha dato su una mischia, su una confusione generale, che poi l'ha visto lui e quindi io non so se c'era o se non c'era, abbiamo preso gol sull'unico errore che abbiamo fatto, sul contropiede che abbiamo concesso. Poi ce la siamo giocata ad armi pari, senza problemi, abbiamo lottato, però il primo tempo è andato così. Secondo tempo abbiamo reagito, abbiamo cambiato pure assetto di gioco, avevamo una prima punta, eravamo messi più larghi, eravamo più compatti in mezzo al campo perché giocavamo a tre, non più a due. Abbiamo creato qualcosa, la mia occasione sulla linea salvata e su una punizione calciata da me, di me e Bertoncini a un metro, non sono riuscito a buttarla dentro. Ripeto, dispiace perché ce la siamo giocati, anche se loro hanno sbagliato due rigori, ma loro hanno avuto due occasioni su due rigori e noi abbiamo avuto due occasioni su due palle nette gol che purtroppo non è andata bene. E quindi ci rimettiamo a posto, ci mettiamo a lavorare e pensiamo alla prossima. Perché ancora non è morto nessuno e non è finito ancora il campionato. Mancano 16 partite, se non mi sbaglio sono 48 punti a disposizione e quindi tutto può succedere. Dove avete trovato le maggiori difficoltà oggi? Le maggiori difficoltà le ho trovate sul campo, era un campo che non ti permetteva di giocare. Su questo non è che voglio levare i meriti alla Vibonese, Vibonese è una squadra forte, una squadra organizzata. Però penso che il campo un po' ci limitava, soprattutto nella guida della palla e nel muovere la palla velocemente. E per noi che siamo abituati a fare questo, era un bel problema. Era la partita che avevate impostato questa di oggi. Vi aspettavate un atteggiamento diverso da parte della Vibonese? Non vi hanno lasciato giocare come avevate preparato la partita? Ma sicuramente l'allenatore avrà visto qualche video nostro, qualche partita nostra e comunque ha cercato di limitare più che altro me e Russo, perché eravamo sempre raddoppiati e triplicati. E su un campo del genere, quando viene raddoppiato e triplicato, ti ripeto, non è una scusa, perché scuse non abbiamo e non mi piace farmele, però comunque come dire, dai più vantaggi all'avversario, perché la palla devi stoppare con due tre tocchi, e quindi non è facile essere raddoppiato e triplicato. Quindi ti ripeto, loro sono stati bravi dopo aver fatto gol a difendersi bene. Si sono messi là dietro, ripartivano soltanto. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, ti ripeto, su un campo difficile, alla fine hanno vinto loro, ti ripeto, ci rimettiamo a posto a lavorare con la mentalità sempre quella di lavorare e di non mollare mai. Solo l'unica strada che abbiamo è questa. I tifosi ancora una volta oggi presenti in massa, alla fine della partita ci sono stati solo applausi per voi. La squadra e la città è vicina al gruppo, bello questo messaggio comunque che sta dando alla gente che comunque ci crederà e ci sarà vicino fino alla fine. Ma io ho sempre detto quello che penso di loro e quello che ho sempre provato per loro. Loro sono gente che vivono per la Nocerina, è gente che ama la Nocerina. Infatti in settimana c'è stato un comunicato da parte della società dove che, io avevo chiesto proprio questo, avevo chiesto che non solo gli ultras ci devono seguire sia in trasferta ma in casa, ma anche, come mi ricordo prima io, venivano le famiglie, venivano gli appassionati e quindi il mio messaggio era questo e l'altro messaggio che avevo mandato per quanto riguarda quel comunicato era che negli ultimi tempi, dopo quello che era successo, c'eravamo un po' distaccati fra società, squadra, staff e compagnia bella e quindi con il volere della società e il volere mio, che l'ho fatto a nome del gruppo, era quello di riavvicinarci e di cercare di andare tutti nella stessa strada e cercare di arrivare a un obiettivo importante, perché se ci disuniamo non porta a niente e quindi la mia disponibilità verso la società che parlavano nel gruppo era proprio quella, ma non di compattarci squadra e società e oscurare mister e staff. Per me la mia idea era quella di compattarci tutti quanti, perché per andare avanti c'è bisogno di essere tutti compatti, altrimenti non si va da nessuna parte. Poi, per il resto di tutto quello che ci stava scritto, io mi assumo le responsabilità di quello che ho detto, le mie parole erano quelle.
erano quelle di ricompattarci, eravamo contenti di ricompattarci e di chiamare il pubblico allo stadio perché abbiamo bisogno di loro.